carissimi utenti, siamo qui alla Masseria delle Grazie. Come si può vedere dalle immagini, già si sta bevendo e mangiando. Ecco, buonasera, lei come si trova qui alla Masseria delle Grazie? Mi trovo bene, è un ambiente tranquillo. Qui molte donne, ecco, lei attualmente cosa state bevendo, prego? Cosa state bevendo? La risponderei. La sangria. La sangria, la sangria com'è questa sangria? Buonissima. Bene, a lei è piaciuta molto? Sì, sì, molto, molto. Solo mi è andata in testa. Bene, bene, continuiamo, vedete, c'è di tutto e di più qui. La sangria si sta bene. Com'è questa sangria? Ottima, bravo, bravo chi l'ha fatto. Bravo al Cimento Comune. Bravo al Mimmo al Comune, un applauso a Mimmo. Bene, bene. Ripetiamo l'applauso, prego. Siamo qui con lo staff di Caffè Inn, un bar davvero eccellente. Alla fine parliamo con lo staff. Come vi trovate voi? È un casino, però ci troviamo bene tutti quanti. Diciamo che ce ne usciamo sempre da questa situazione. Siamo un grande team. Siamo molto determinati. Siamo sempre la determinazione è la virtù dei forti. Come si mangia qui a Masseria delle Grazie? Bene, bene, bene. La sangria è ottima, vero? Sì, l'ho finita tutta. Ho bevuto tutto, buono. Allora, siamo qui presso un altro tavolo di visitatori. Come si può vedere dalle immagini, c'è praticamente il pubblico delle grandi occasioni. Un tavolo maschile e femminile. Ecco, facciamo le prime domande. Bene, si beve anche il vino qui, come si può vedere. Il vino è il primo elemento fondamentale per questo evento. Voglio fare un brindisi a questa serata, una cosa molto bene organizzata. E vinto con voi. Grazie. Voglio ringraziare Mimmo per questo evento, perché è una cosa bellissima avere questi eventi a Sabbia e che Sabbia rinasca. Forza Sabbia sempre! Siamo qui al Caffè Inn, siamo con dei visitatori. Buonasera, ecco, lei viene spesso qui al Caffè Inn, come si trova? Benissimo, guarda, è una serata splendida ed il posto ideale, guarda. Bene, questa sera davvero eccellente come serata, c'è un'integrazione musicale e organizzativa tra Caffè Inn e l'Enoteca Masseria delle Grazie. Cosa ne pensi? Sì, è un ottimo abbinamento, un buon vino, i ragazzi accompagnano con la musica, il bar è ottimo, siamo clienti fissi, e, un ottimo personale, sempre disponibile in tutto, grazie. Perfetto, abbiamo qui altri visitatori, sempre qui al Caffè Inn. Signora, buonasera, lei questa sera si è trovato bene, cosa ha mangiato qui al bar, cosa ha preso, insomma, il gelato? Ho preso un cocktail fresco e qualche stuzzichino, una bellissima serata. L'integrazione tra Caffè Inn e Masseria delle Grazie funziona a livello? Sì, sì, benissimo, benissimo. Perfetto, abbiamo qui altri visitatori, buonasera. Lei cosa ne pensa? Cosa ha gustato qui al Caffè Inn? Io ho preso il vino sempre con i stuzzichini, cose, no, si sta bene, si sta... Al Caffè Inn è tutto preparato, c'è un'integrazione proprio tra enoteca, vedete, ci sono anche le botti di vino con l'uva. E il Caffè Inn, cosa ne pensa di questo evento enogastronomico, prego? È un evento stupendo, è una serata magnifica, tra un vino buono, sangria, si degustano bei prodotti. Il Caffè Inn è un bar doc. Io ho gustato una sangria con un po' di stuzzichini. Signora, lei si trova molto bene, qui c'è la botte di vino, al Caffè Inn cosa ha gustato, prego, il gelato? Sì, ho preso una granita e gli stuzzichini, sì. Va bene? Sì, bene, bene. Perfetto, abbiamo qui altri visitatori, buonasera, qui al Caffè Inn, lei come si è trovato bene questa sera? Sì, mi sono trovato molto bene, ancora dobbiamo aprire le danze, diciamo la serata sta andando a gusto. Vedete, qui c'è il tutto esaurito, il pubblico delle grandi occasioni che sta gustando i prodotti del Caffè Inn, come si può vedere dalle immagini, ecco, come sono i prodotti del Caffè Inn. Non ho capito, scusa. Ottimi. Benissimo. Per lei, mi scusi? Tutto buono. Bene, ecco, si continua a gustare. Buonasera, i prodotti del Caffè Inn sono ottimi. Sono ottimi. Viene sempre qui al Caffè Inn, si trova molto bene, vero? Sì, sì. Ecco, l'integrazione tra un Caffè Inn e un'enoteca qui funziona doc, vero? Sì, sì. Si trova molto bene.
Sì, mi trovo benissimo. Com'è stato alla fine il prodotto qui alla Masseria delle Grazie? Come sempre molto oculato, Mimmo è bravo in queste cose, ma anche la musica è di buona compagnia. Buonasera a tutti. È una bellissima serata, bella gente, buona musica, cibo buono. Carissimi utenti, abbiamo un altro tavolo di visitatori qui a Masseria delle Grazie. Come si può vedere dalle immagini, c'è il pubblico delle grandi occasioni che in realtà sta gustando i prodotti della Enoteca Masseria delle Grazie. I prodotti sono stati veramente eccezionali. Stavamo bene prima, mo stiamo meglio di prima. E facevano un brindisi a salute di Mimmo. Ciao Mimmo! Ciao Mimmo! Al lupo! Grazie della serata! Giacchini, vai, un torto di vino, vai con il torto di vino. Beh, è la prima volta che vengo, mi ci hanno portato ed è stata una bella esperienza, direi. Passaparola, ci hanno consigliato degli amici e siamo venuti. È stato un passaparola, ci siamo trovati e ci stiamo divertendo. Okay. Sì, utenti, siamo qui con un'altra coppia di visitatori che è venuta qui all'Enoteca Masseria delle Grazie. Ecco, come mai la motivazione, la scelta per questa masseria questa sera, prego. Perché è la migliore, non potevamo mancarci. Esatto. La migliore in che senso? Prego, spieghi. Perché organizzano sempre serate belle come questa. Ci fanno divertire e si mangia bene. Prodotti di alta qualità, quali sono i prodotti che lei preferisce della Masseria delle Grazie? Ma sono tutti di ottima qualità, quindi li preferisco tutti perché io sono un buon gustaio. Ecco, invece lei, mi scusi un secondo, secondo lei da che emerge questa qualità della Masseria delle Grazie? Qua sono tutti bravissimi e ci siamo trovati benissimo stasera. Ecco, lei questa sera cosa avete mangiato in pratica? Del crudo, mozzarella, mortadella, olive buonissime e tanta altra roba. Carissimi utenti, siamo qui con altri visitatori, vedete come si gusta il vino. Ricordiamo che siamo presenti presso l'Enoteca Masseria delle Grazie. Ecco, come mai siete presenti qui all'evento questa sera dell'Enoteca Masseria delle Grazie? Mimmo è un amico, quindi diciamo che siamo spesso presenti in questo locale, anche perché si sta bene ed è in bella compagnia. No, per adesso ancora niente, siamo ancora proprio adesso seduti. Ciao. Di quelle che non dormiva, voglio una vita, di quelle che non si.
ancora niente. È venuto a trovare Mimmo, vero? Sì, sì, è il nostro amico, siamo di qua. Quindi siamo sempre qua. Ci sono altri visitatori, alla fine come vi siete trovati qui alla masseria? È la prima serata che è grandissima, bello veramente. Buonissimi, abbiamo finito tutto. Prosecco, dai uno sguardo, le bottiglie stanno in fondo, qualche cocktail, abbiamo finito tutto. Sì, bello veramente. Siamo qui con il proprietario e con un altro visitatore. Ecco, come sono i vini della masseria delle Grazie? Si sta benissimo, Madonna delle Grazie. Mimmo ha riportato questo posto all'in della cultura del vino. Bene. Saluto a Susanna, alla bimba, alla signora Adele. Ada. E a Michele, a Mimmo. C'è anche qui Giuseppe Caiazzo di Caiazzo Marketing, titolare proprio dell'agenzia omonima, è presente all'evento qui a Gragnano questa sera. Ecco, è davvero un successo questo evento, tanto pubblico, tanta musica, qual è la sua opinione? Sicuramente io sono felicissimo per questo evento organizzato da Mimmo e da Carmine del Caffein, perché è un segno di rinascita del nostro territorio, perché il nostro territorio ha sempre vissuto storie di vita quotidiana che non si sono mai avvicinate ad una cultura moderna che può riguardare appunto il vino. Perché noi comunque viviamo in un territorio dove in passato, stiamo parlando comunque di molti anni addietro, il nostro era un territorio simbolo della cultura del vino, dove grazie a Mimmo questa cultura sta entrando di nuovo nella mentalità dei giovani che spesso sono distratti da altre cose e quindi possono, grazie diciamo a questi eventi che spero continuino ad esserci in modo frequente, si sta avendo una rinascita appunto dei nostri territori, grazie appunto a Mimmo e in questo caso alla sinergia che si è creata con il Caffein. Con Mimmo Sabatino siamo presso l'Enoteca Madonna delle Grazie, l'Enoteca qui che si trova a Gragnano nella penisola sorrentina. Mimmo Sabatino è sommelier della penisola sorrentina, davvero un esperto di vini. Questa sera ha organizzato un grande evento dove è vista la presenza del pubblico, delle grandi occasioni, di molti visitatori. Partiamo dall'Enoteca, perché appunto si parte dall'Enoteca di Mimmo Sabatino. Ecco, questa Enoteca da quanti anni è presente qui a Gragnano? L'Enoteca qui a Gragnano è presente da 2 anni, tra un po', da 2 mesi facciamo 2 anni, ma io sono proprietario anche di una distribuzione di vini che sto da circa 9 anni. In effetti abbiamo fatto questa scelta di aprire questa Enoteca per passione, perché siccome sono sommelier della penisola sorrentina, faccio parte dell'AIS, che in effetti ringrazio a quella delegazione che mi ha dato una spinta nel mio percorso vinicolo. Per questa serata voglio ringraziare il Caffein che mi ha dato la possibilità di collaborare insieme a lui, insieme a loro. È un'ottima preparazione, un'ottima organizzazione, ci stiamo divertendo, siamo circa 300 persone che siamo qui sulla strada, una strada molto importante, via Madonna delle Grazie, l'antica via Stabiana, che da circa qui, questa strada vive da circa 1600 anni, una delle strade più importanti dell'Interland Stabiese, da notare. E niente, questa sera
ci stiamo divertendo, siamo tutti insieme. Ecco Mimmo, volevo chiederti quali piatti avete presentato questa sera al pubblico? In effetti abbiamo fatto l'evento, ce l'abbiamo condiviso noi come Enoteca e il Caffeine che ha fatto la sua consumazione. Abbiamo fatto un ticket unico di 10 euro dove abbiamo fatto due consumazioni, la consumazione che presentava il Caffeine con cocktail a base di vino rosso e cocktail a base di vino bianco, mentre all'Enoteca abbiamo proposto un vino bianco, vino rosso, prosecco, la Tordera, un'azienda che io rappresento su Napoli e provincia, azienda agricola che si trova su Val d'Obbiadene, e poi noi oltre al prosecco abbiamo offerto un tagliere di salumi e formaggi, tutti i formaggi pregiati, salumi pregiati. Allora, in pratica il tagliere me lo sta mantenendo mia moglie, la mia donna della vita, che lei è, è il gestore dell'Enoteca. Siccome io sono distributore dell'Enoteca e sono sempre fuori, all'interno lei durante la settimana gestisce lei questa Enoteca. In pratica il tagliere che avevamo prima presentato è composto da prosciutto di Parma stagionato 30 mesi, salame nostrano della zona, del territorio di Gragnano, maiali allevati sempre nel territorio, formaggio del Cilento, parliamo di un pecorino del Cilento, mozzarelline del caseificio Gargiulo, un caseificio molto importante in questo territorio, con da circa 150 anni di attività, olive maiello di Santa Maria della Carità, mortadella Palmieri. Ricordiamo che qui l'evento è stato ideato con una sinergia tra l'Enoteca e Caffeine. In realtà è davvero una sinergia originale, che spesso a volte non c'è un abbinamento tra un bar ed un'enoteca. Ecco, come mai avete trovato questa sinergia? Prego. Allora, in effetti noi abbiamo un ottimo rapporto con il proprietario Carmine, che lui in questo momento sta offrendo all'Interland Sabese un servizio di locali, di più locali. Lui è proprietario di tre bar che hanno il marchio Caffeine. E niente, siccome noi abbiamo un rispetto molto reciproco, lui mi aiuta molto anche nei catering a livello matrimoniale, quando faccio matrimoni su catering, perché noi siccome siamo sommelier, lui mi aiuta molto con l'open bar. E in pratica ci siamo seduti a tavolino, abbiamo parlato di questo evento che fortunatamente ci è riuscito bene, quindi parlavo dell'ottimo rapporto che abbiamo con il bar Caffeine, e in pratica siamo sullo stesso marciapiede, sullo stesso portico, dove io con l'Enoteca, lui col bar, riusciamo veramente a organizzare serate tranquille, in pratica come se fosse proprio un wine bar. Durante la settimana io lavoro con tavoli sempre a livello degustativo, tagliere, vino e tutto, diciamo, tutto questo qua.